Amici Nonnellagiri, bentornati sul canale. Anche oggi, rispetto alla puntata precedente, anche oggi parliamo di BMW, solo che in questo caso parliamo di una BMW un pochino più retro. Questa è una Z3 del 95, quindi una Youngtimer. È una macchina che appunto ha iniziato la serie, diciamo era coeva con le BMW serie 3. È una macchina particolare, ha iniziato la sfida industriale della BMW, perché è una delle prime macchine prodotte su licenza BMW negli Stati Uniti, North Carolina. Questa usciva sostanzialmente con 5 motorizzazioni, il 1008 8 valvole, il 1009 con 117 cavalli e il 140, che è questa è un 140 cavalli. Poi successivamente hanno fatto il 2000, il 2008 e come ultima, gli ultimi due anni, hanno fatto anche la Z3M. Uscivano sia in versione cabrio che in versione coupé. La versione coupé ne hanno fatte molto molto meno, più che altro in Europa, in Italia se ne trovano pochissime, erano macchine che sostanzialmente erano state fatte per il mercato americano. Questa è una macchina che il cliente ha trovato in Spagna, sono macchine che comunque si trovano, magari non si trovano in condizioni eccellenti, perché chiaramente sono macchine, erano e sono macchine sportive, quindi magari anche abbastanza sfruttate. Questa è una macchina, diciamo appunto del 95, sotto i 100.000 km, tenuta molto bene, dove il cliente ci ha commissionato una serie di lavori, non abbiamo fatto chissà quali interventi. Quello che sostanzialmente ci ha chiesto è avere un pochino più di sound, quindi abbiamo montato uno scarico sportivo omologato della Inox Car a doppia uscita. Tecnicamente abbiamo fatto servizio di verniciatura delle pinze dei freni, per il momento mantenendo i dischi e le pastiglie originali che verranno successivamente sostituite quando arriveranno ad usurarsi, e abbiamo montato 4 piattelli distanziali differenziati tra l'anteriore e il posteriore, questo per cercare di portare le ruote più a filo con la carrozzeria. Poi è stato fatto un detailing della carrozzeria, sia esterno, per cercare di enfatizzare questo verde metallizzato molto particolare, e ovviamente anche un detailing interno. Quindi un classico lavoro non impegnativo, per cercare di riportare, la macchina era già molto molto buona come base, per cercare di riportare al massimo splendore possibile una macchina il cui valore non è di chissà quale entità, però dà ancora gioia e soddisfazione al cliente. Quindi anche in questo caso pensiamo di aver fino adesso, perché poi pian pianino poi gli altri upgrade che andremo a fare, come dicevo, impianto frenante, l'assetto, ci saranno a fare altri lavoretti, però sempre comunque nel rispetto del tipo di macchina, e soprattutto consigliando al cliente di tenere da parte tutti i pezzi originali che andiamo a sostituire. Anche per oggi questo è tutto. Se avete bisogno di informazioni ci potete contattare al telefono, potete consultare il sito www.nonnellagiri.it, soprattutto all'interno della galleria elaborazione, dove trovate 3500 vetture, fra le quali anche questa, e soprattutto cliccate sulla campanella e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Grazie, alla prossima!